Padre Celeste, Dio d'amore, ti vogliamo ringraziare ancora oggi come seconda giornata che possiamo andare in online. Grazie Padre, come tu veramente ci hai preservato da ogni problema, da ogni difficoltà, e che possiamo dire veramente quando tu ci vuoi tanto bene. Ti ringraziamo per la gioia che tu ci dai ogni giorno di poter condividere quell'amore, quella grazia in Cristo Gesù. Oh Padre, ancora ti voglio mettere davanti tutti quelli che hanno chiesto preghiere in questi giorni. Padre, ti prego ancora per quelli che stiamo curando in internet, per come loro veramente chiedono preghiere, come loro chiedono veramente di poter essere guidati secondo la tua volontà, Signore. Accresci la nostra fede, accresci il nostro sapere, che possiamo venire a te e portare tante anime a te, Signore. Ti ringraziamo, ti lodiamo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto sempre in eterno. Amen. Mie care, allora, siamo in diretta, Vito. Sì, ti sta mandando il contatto, Alessio. Va bene. Padre, ti ringraziamo, Padre, che siamo qui davanti alla tua presenza per lodarti, per glorificarti, per chiederti, Signore, che tu ungi le nostre labbra quando noi preghiamo, che lo Spirito Santo possa incoraggiarci ogni giorno a fare meglio la tua volontà. Signore, noi ci laviamo col tuo sangue. Padre, ancora voglio intercedere per mia moglie e tanti ammalati che si affidano alle nostre preghiere. Completa la guarigione che ha iniziato questa mattina, lei che sta bene, perché grazie a te noi possiamo grazie a te, l'unzione dall'alto per poter innalzare il tuo nome, per poter pregare, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma ci affidiamo all'unzione dello Spirito Santo che ci incoraggia e ci fa adorare il Signore. Vieni, o Spirito del Signore, vieni a incoraggiare i nostri cuori. Benedici coloro che si avvicinano per la prima volta in questa stanza. Possa tu, Signore, dargli ciò che il loro cuore desidera. Se ti stanno cercando, fatti trovare, perché chi ti cerca ti trova, e chi bussa alla tua porta sarà aperto. Tu sei quel Dio misericordioso che ha una sola condizione: noi ci presentiamo a te confessando i nostri peccati, e siamo qui, Signore, perché ti chiediamo perdono se abbiamo mancato prima soprattutto a te e poi, Signore, ai nostri figli. Ti chiediamo scusa.